Ciao a tutti, vediamo adesso Cats, che è questo problema qua. Il testo dice che c'è una sequenza di maschi e di femmine, quindi per esempio questa qua sono una sequenza di maschi e una di femmine, e praticamente Edoardo decide di escluderne un po', sia di maschi o di femmine, in particolare il numero di maschi deve essere uguale al numero di femmine, ma questo non significa che per esempio in questo caso qua devono essere 3, potrebbe per esempio escludere, non so, questo, il 10 e non so, l'80. Rimarrebbe 0 e 100 come maschi e 50 e 70 come femmine, e quindi il numero di maschi deve essere uguale al numero di femmine. Quindi, per esempio, in questa cosa qua dovrebbe per forza escludere una femmina in più rispetto ai maschi. Quindi, per esempio, esclude questo e rimane 0, 10, 10, 100, 100. Ora, definiamo una quantità Q come la somma dei valori assoluti di M0 meno F0 e poi M1 meno F1, quindi la somma di questi valori assoluti di Q. E la domanda è: qual è il massimo possibile ottenere come Q? Quindi, allora, la prima cosa è vedere se è un greedy. No, perché non per forza escluderne uno, siccome andiamo a calcolare le differenze, non tipo le somme di solo i numeri, conta molto con chi va a finire chi, ma ogni scelta che può escludere 10 vuol dire che tutti quelli dopo vengono spostati indietro di uno. Quindi non è un greedy e di conseguenza è un DP. E diciamo i gradi di libertà di questo problema sono due, perché possiamo eliminare o dalla riga dei maschi o dalla riga delle femmine in maniera diciamo non correlata, quindi le scelte che facciamo qua in alto non vanno a influire su quelle che facciamo qua in basso e viceversa. Quindi già ci aspettiamo che sia a due dimensioni il risultato. Quindi per esempio andiamo a fare subito quella che sarebbe la tabella dei risultati. E l'idea è quella di, per esempio facciamo così e così. L'idea è quella di andare a scrivere le soluzioni arrivando fino a un certo indice, quindi per esempio qua è 0, 0, poi c'è 1, 2, 1, 2. Il valore che c'è qua dentro è la soluzione a 0, 0, ossia considerando fino all'indice 0 di entrambe le sequenze. E se invece per esempio vado su questa qua, 0, 1, possiamo dire per esempio questa qua è dei maschi e questa qua delle femmine. Quindi arriviamo fino a 1 delle femmine e 0 dei maschi, quindi i maschi rimarranno a 0 e le femmine andranno fino a questo qua. E così è come andiamo a definire le soluzioni. Ora, per ogni possibile posizione, quindi intendo, per esempio, consideriamo questo caso qua. Le cose che possiamo fare sono tre possibili mosse. Il primo è aggiungere, o meglio, espandere la soluzione a questo caso qua, in cui si va non da 0 a 2, ma da 0 a 3. E però diciamo che lo prendiamo, ma diciamo, lo eliminiamo, okay? Quindi non lo consideriamo, ma lo aggiungiamo comunque come soluzione. E questo è semplicemente, siccome noi lo consideriamo senza prenderlo, e la soluzione è letteralmente questa qua, quella di prima. Quindi lo aggiungiamo nella soluzione senza prenderlo. Quindi la soluzione di questa qua era 0 e 012, quindi 0012, però aggiungiamo anche questo qua perché è il problema sotto. Quindi così, ok, quindi 0,2, che era questa soluzione qua, quindi 0,2, questa va a finire in 0,3 questa volta, quindi 0,3, quindi quello che facciamo è spostarla in questa direzione qua. L'altra mossa possibile ovviamente in maniera simmetrica è quella di prendere uno dall'altra riga, quindi qua aggiungiamo questo qua, senza però considerarlo. Quindi, e ovviamente la soluzione è sempre quella che stava di prima, quindi da 0,2 finisce in 1,2, quindi 0,2 finisce in 1,2, quindi questa qua. Oppure, infine, l'ultima opzione è quella di aggiungere una differenza, quindi prendiamo sia questo che questo qua e facciamo la differenza. Quindi la soluzione sarebbe quella di prima più la differenza, quindi 100 meno 10 fa 90, quindi la soluzione sarebbe 0,2. Quindi sempre questa qua che stiamo discutendo, e finisce in 1, 3. Quindi 1, 3 è questa qua, ed è questa qua più la somma, quindi la differenza di. Allora, gli indici erano il 3 e il 1, quindi letteralmente quello in cui siamo, quindi questo qua è un 3 e questo qua è un 1, quindi più cos'è? F di 3 meno M di 1, o in maniera generica. E allora, in maniera generica, e se consideriamo questa matrice qua come le soluzioni, e allora F di questo qua, se diciamo i e j, quindi i sulle righe, j le colonne, F di j meno M di i.
E questo vale per tutte le caselle, quindi per esempio anche per questa qua sarà la stessa cosa, va a influire su questo e poi qua ovviamente non c'è più nulla, quindi va bene. E questa qua andrà a influire su questo qua. Quindi quello che possiamo andare a notare è che per ogni casella in cui andiamo a finire, quindi per esempio in questa casella qua, le influenze sono solo da tre parti, a sinistra, in alto e obliquo, ok? Quindi questo qua è il come si va a, diciamo, a creare la tabella. Quindi quello che si fa è semplicemente questa cosa qua ripetuta per tutte le caselle, quindi la complessità è n quadro, e diciamo queste qua, quando si va a riferire a caselle che non esistono, semplicemente si dicono 0, ok? Quindi per esempio questa prima casella sono o questo qua, o questo qua, o questo qua in obliquo, dove qua andiamo a prendere questo valore qua, quindi o è 0, perché lo prendiamo senza modificarlo, o questo qua, che quindi questo qua è 0, o è questo qua obliquo, che è 0 più la differenza. Quindi per esempio tra i primi due che potrebbero essere 0 e 100, quindi la differenza è 100, e andiamo a prendere ovviamente il più grande. Quindi questa cosa qua, la soluzione è 100 per questa posizione qua. E facciamo poi sempre la stessa cosa, quindi a questo punto andiamo su questa casella qua, quella dopo, quella dopo, quella dopo, così via. L'unica cosa da stare attenti è non fare cose stupide tipo partire dalla fine, perché queste qua non sono definite e andiamo a fare riferimento a caselle che non sono definite. Però ovviamente se facciamo questa direzione qua così, non ci sono problemi. Quindi questa qua è la soluzione. Passiamo all'implementazione. Quindi andiamo a scaricare. Scarichiamo C++. Save. Ok, allora per prima cosa quindi così. Poi using namespace st. Poi a questo punto definiamo R, quindi int R. Con max n, quindi due dimensioni, e andiamo a scrivere la soluzione. Allora, quindi dobbiamo fare un ciclo su entrambi, su tutta la matrice, quindi i uguale a 0, i minore di nm, perché le righe sono i maschi, e poi qui, e la stessa cosa su j, quindi for j uguale a 0, j minore di nf, più j. E quindi facciamo, diciamo, un ciclo su tutte le. Vabbè, un ciclo normalissimo su una matrice. A questo punto dobbiamo considerare le tre possibilità, quindi venire dall'alto, venire da sinistra e venire dall'oblico. Quindi possiamo, per esempio, fare tre variabili come int a, b, c, e dire allora a, o meglio, prima verifichiamo che esista, quindi a per esempio può essere quella obliqua, quindi 6-1 è maggiore o uguale a 0. Stessa cosa per j, quindi se j è meno 1 maggiore o uguale a 0, quindi se esiste la casella A sarà la casella in obliquo, quindi r di i meno 1 j meno 1 più il valore assoluto della differenza, quindi m di, allora abbiamo detto che m sono le righe, quindi m di i meno f di j, e il valore assoluto lo importiamo, quindi include cmaf, dove cmaf c'è sia questo qua, ma anche un altro che useremo tra poco, che quando abbiamo tutte le soluzioni, diciamo che r di ij è uguale al massimo di a, e il ma tra, cioè il massimo di a e il massimo di ab, quindi scusate, b e c. In questo modo qua facciamo il massimo tra tre numeri, che diventa la soluzione dentro r. Quindi questo qua è il primo, il secondo è simile, quindi se la casella esiste, quindi se i meno 1 maggiore o uguale a 0, diciamo che b, in questa cosa qua lo aggiungevamo senza però, cioè lo eliminavamo di fatto, quindi lo aggiungevamo senza però contarlo nelle somme di differenze. Quindi qua facciamo i meno 1 e j, quindi prendiamo la casella sopra e la mettiamo sotto di fatto. Stessa cosa qua, quindi questo altro sarebbe risultato, quindi c, e prendiamo la casella a sinistra. Quindi se la casella esiste la mettiamo dentro c, e poi qua facciamo il massimo di questi tre numeri. Ora, j non l'ho definito, quindi virgola j, andiamo a compilare per vedere se è giusto. Max lo uso not declare, quindi. Ah, giusto, perché allora max si trova dentro include il string, e dovrebbe andare. Ok? Ora poi anche questo qua, ultimo passaggio qua, la soluzione sarà la casella nelle coordinate, diciamo queste qua, che sono le ultime coordinate, quindi R di nm così meno 1 e nf meno 1,
In teoria dovrebbe essere finito perché qua andiamo a costruire la matrice e poi qua diciamo che il risultato. Quindi proviamo a submettere C++ submit. Ok, compilazione fallita. NM usano per creare allora. Ah no, quelli li chiamo con la notazione inversa, quindi NM e NF. Quindi così, ma forse anche. Ah no, l'ho scritto giusto anche. Quindi andiamo a rimettere. E allora 0 su 100, vediamo un attimo la soluzione. E in effetti ho dimenticato qua una cosa, che i casi diciamo limite. Quindi se qua l'if è verificato va bene, però devo mettere anche tipo quelli base, quindi nel senso. Se andiamo per esempio a leggere su. Torniamo un attimo indietro. Se per esempio qua nella mia casella andiamo a leggere su questo qua che non esiste, questo qua che non esiste, questo qua che non esiste, dobbiamo metterci dei valori di base, quindi quello in obliquo che sarà, mettiamo per esempio questo qua che sarà un 0 più il valore assoluto, quindi il valore assoluto comunque rimane, mentre negli altri due non c'è nulla perché è semplicemente la casella prima che è 0 ed è 0 perché se per esempio ci troviamo in questa casella qua che comunque non esiste. Quello che è diciamo, va bene, qua c'è il numero di femmine, va fino all'indice 0, ma il numero di maschi non c'è nessun maschio, quindi non c'è nessuna differenza, e quindi la somma sarà 0, forza. Quindi se, non è, se è fuori dalla matrice, il valore è 0. Quindi così. Prima un attimo a compilare. O meglio, forse c'è qualcosa che non va, però possiamo comunque andare a vedere un attimo qua se è giusto. E ok, infatti vediamo che è 100 su 100. Quindi funziona e questa qua era la soluzione, quindi con questa matrice qua e ogni casella è inferita da in alto, da sinistra e in obliquo.